Ritorno ad Auschwitz di Riccardo Abati. La casa di riposo era un edificio con grandi vetrate, posto in una piazzetta del ghetto ornata da tigli secolari. Suonarono il campanello, ma non rispose nessuno. Videro un battente in ferro battuto a forma di anello sul bel portone in legno di cipresso. Bussarono 3 volte e dopo alcuni istanti si affacciò una signora anziana che si presentò come la portinaia e si scusò del ritardo. Sono Isacco e questo è mio fratello Gabriele. Rav Israel ci ha fissato un appuntamento con una persona che... Isacco si interruppe quando la signora, che era a conoscenza del loro arrivo, sorridendo, li invitò a seguirla. Seduta su un piccolo divano ricoperto di velluto rosso damascato, li attendeva una donna molto distinta, dai capelli bianchi raccolti dietro la nuca da un fermaglio in tartaruga. 2 grandi occhi cerulei illuminavano il volto segnato da alcune rughe. Al collo aveva una catenina d'oro con appesa una piccola stella di Davide. Appena li vide entrare, si alzò sorreggendosi a un bastone da passeggio con il pomello in argento. Li guardò con intensità negli occhi, sorridendo. Buongiorno. Così volete parlare con me? Sì, grazie. No, non dovete ringraziarmi. Ci ho pensato molto prima di accettare di incontrarvi. Rav Israel mi ha detto che desiderate alcune informazioni. Se posso, vi risponderò volentieri. Quali sono i vostri nomi? Mi chiamo Gabriele. E io Isacco. Lei? Esther. Sì, il mio nome è Esther. Abbiamo tutti e 3 dei nomi bellissimi. Tu, Gabriele, sei l'eroe, la forza di Dio. E tu, Isacco, il figlio del sorriso. E il suo nome? Lascio a Rav Israel la spiegazione. Esther è un nome biblico di origine persiana che significa stella, astro. La Bibbia contiene un libro che porta questo nome. Esther è una donna di grande bellezza, di grande pietà, caratterizzata dalla sua fede, dal suo coraggio, dal suo patriottismo, dalla sua prudenza e dalla sua risolutezza. Un lieve rossore le comparve sulle guance. Il rabbino strinse la mano alla signora, accennò un inchino e dopo aver salutato i gemelli se ne andò. Appena seduti i ragazzi si guardarono, ma nessuno dei 2 aveva il coraggio di iniziare. Gabriele assunse una postura rigida con lo sguardo rivolto verso il pavimento e le mani conserte sul torace. La signora, che aveva intuito il loro imbarazzo e notato la freddezza di Gabriele, disse: Dunque, andrete in Polonia? Sì, con tutta la classe. Varcherete il cancello di Auschwitz. Sillabò a fatica l'ultima parola. Poi proseguì con un tono di voce che si era fatto più forte e un'espressione quasi alterata del volto.